Siamo in compagnia con la giornalista Valentina Bazzani. Valentina, sappiamo che sabato intervisterai una persona speciale all'interno di questo programma della quindicesima Sagra dell'Anara Pitanara. Sì, in questa edizione dedicata alla donna abbiamo scelto di dedicare un evento particolare a Enrica Daia Guarienti, un personaggio che ha fatto la storia dell'associazionismo perché è stata una delle fondatrici di Teleton in Italia, di Wildem Reggio Emilia, della San Vincenzo, nonché presidente dell'Associazione Ville Venete. E in questa serata il figlio Umberto racconterà un po' la vita di questa donna straordinaria che è venuta a mancare lo scorso aprile all'età di 96 anni, ma che tutti ricordiamo con grande affetto come modello di donna che si è distinta per indipendenza, intraprendenza, una donna che ha saputo vivere a tempo nel suo tempo. Ci sarà anche una certa emozione, anche se sei abituata ad intervistare le persone, però immagino che questo appuntamento ti dia, ecco, quell'emozione in più forse, no? Assolutamente sì, anche perché davvero Enrica è rimasta nel cuore di tutti coloro che l'hanno conosciuta e pensiamo a lei proprio come un modello.